Rinunciato a intervenire in sede di replica. Il collega Scotto aveva chiesto di intervenire, prego, sull'ordine dei lavori, Sì. prego. Grazie signor Presidente. Abbiamo appreso che questa notte c'è stato un terribile fatto accaduto a Piacenza davanti a una fabbrica picchettata dagli operai, la SEAM, azienda di logistica collegata al gruppo GLS. Chiediamo che il governo venga a riferire in Parlamento. Questo omicidio terribile rischia di segnare profondamente la coscienza del nostro Paese, un'ennesima morte operaia fatta per mano di non si sa ancora chi e non si sa ancora perché. Siccome c'è una mobilitazione che in queste ore sta montando, è giusto che il Parlamento sappia qualcosa in più. Grazie collega Scotto, trasmetterò al governo la sua richiesta. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge e degli emendamenti presentati. Avverto che fuori della seduta gli emendamenti Daniele Farina 1.51 e Centemero 2.70 sono stati ritirati dai presentatori. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. In particolare, tale ultimo parere reca tre condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che saranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Sempre la Commissione Bilancio ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere favorevole sul testo del provvedimento all'approvazione dell'emendamento 2.100 delle Commissioni. A seguito di tale ultima condizione, devono intendersi decaduti, ai sensi dell'articolo 86,4 bis, ultimo periodo del regolamento, i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100 delle Commissioni. Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85 bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi